Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ancora una volta traggo ispirazione da un post che è stato scritto sul gruppo Facebook Impara la lingua italiana. In questo nuovo video vi vorrei parlare della differenza o non differenza tra il verbo dimenticare e il verbo dimenticarsi, che sono praticamente lo stesso verbo, semplicemente nel primo caso abbiamo una forma attiva, mentre nel secondo abbiamo una forma cosiddetta pronominale. Ma vediamo più nel dettaglio di che cosa si tratta. Dimenticare credo sia un verbo che tutti conoscete già ed è appunto un verbo transitivo che significa perdere la memoria anche temporaneamente riguardo a qualcosa, a qualcuno, non ricordare qualcosa o qualcuno. Ad esempio, dimenticare le chiavi di casa è qualcosa che facciamo spesso nella vita di tutti i giorni. Dimenticare un numero di telefono, dimenticare un indirizzo. Con una sfumatura di significato leggermente diversa, invece, possiamo fare degli esempi tipo dimenticare il passato, non proprio nel senso che ce ne dimentichiamo veramente, ma nel senso di lasciarselo alle spalle, accantonare, mettere da parte, quindi non proprio perdere la memoria riguardo al passato. Gli esempi possibili con il verbo dimenticare sono infiniti, è un verbo molto molto utilizzato in lingua italiana. Il verbo dimenticare viene molto utilizzato, oltre che nella forma attiva, come abbiamo appena visto, anche nella forma pronominale, dimenticarsi, quindi con la particella si alla fine. Dimenticarsi si utilizza sia in modo transitivo, quindi dimenticarsi qualcosa, ad esempio, mi sono dimenticata la spesa in macchina, sia in modo intransitivo, con l'aiuto della preposizione semplice di. Ma in questo caso ha una sfumatura leggermente diversa. Ad esempio, mi sono dimenticata della lezione. Non significa che ho scordato quello che ho imparato a lezione, che ho scordato la lezione, che ho cancellato un po' dalla mente la lezione. Ma può significare più che altro che mi sono dimenticata di andare alla lezione. Quindi bisogna prestare un po' di attenzione alle sfumature di significato, che sono comunque abbastanza semplici da imparare. Dimenticare e dimenticarsi, quindi dimenticare nella forma attiva, dimenticarsi nella forma pronominale, possono essere entrambi seguiti dalla preposizione semplice di più un verbo all'infinito e mantenere così lo stesso significato. Vediamo un pratico esempio. Possiamo dire dimentico sempre di prendere le medicine oppure mi dimentico sempre di prendere le medicine. Dimenticare, dimenticarsi di fare qualcosa. Questi due esempi sono due costruzioni differenti, una con dimenticare, una con dimenticarsi, ma hanno lo stesso identico significato. Anche nelle forme transitive che abbiamo visto prima, quella con dimenticare qualcosa e quella con dimenticarsi qualcosa, i due verbi, formativa, forma pronominale, hanno lo stesso identico significato. Quindi io posso indifferentemente dire ho dimenticato il numero di telefono di Marco e mi sono dimenticata il numero di telefono di Marco. Spero che questo piccolo video vi abbia aiutato a chiarire i dubbi relativi alla differenza non differenza tra dimenticare e dimenticarsi. Seguite Sgrammaticando anche su Facebook, fate tanti esercizi sul sito impariamoitaliano.com e ci vediamo al prossimo video.